vero che è un evento che inizialmente doveva avere e principalmente un contenuto scientifico, però le donne poi alla fine riescono a trarre quello che è la parte, diciamo, più divertente, che è il fatto della sfilata di Martino Midali. Si sta rinnovando questo evento per la quarta volta, se ricordo bene. È un evento dove per la prima volta sfilano 30 donne, quasi tutte operate nell'ultimo anno, ad eccezione di qualcuna, come ad esempio la mamma e la figlia, per la tematica del tumore genetico, però le altre sono tutte donne appena operate o nell'ultimo anno o comunque addirittura alcune una ventina di giorni fa, proprio perché vogliono testimoniare l'importanza della prevenzione e dimostrare che anche se sei appena stato operato di tumore al seno, hai una forza incredibile.